You're keeping me wondering. You know I'd do anything to be in your arms again. So give me a sign. Give me a sign. Oh, give me a sign. Baby, give me a sign. Buongiorno. Allora, sono venuta a dare seleziona acquisto per erogazione gettoni in corso. Una sciacquatina alla macchina perché ha piovuto terra l'altro giorno. E siamo andati al centro commerciale, abbiamo fatto un po' di shopping, quindi poi a casa vi mostro tutto quello che abbiamo preso. E niente. Laviamo la macchina. Give me a reason to get out of bed. I need a minute to think, or maybe two. 'Cause yesterday I lost control and said some things I felt that you should know. I need a day to clear my mind. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. I'll let my worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. I keep repeating the same mistakes. Allora ragazze, finalmente tornate. Ne approfitto perché Ale è tranquilla, mia mamma sta finendo di preparare un po' di pasta così pranziamo e mia mamma sta finendo di preparare il pranzo così poi pranziamo tranquille, però Ale è tranquilla che si guarda i cartoni e stuzzica un cracker, quindi ne approfitto in questo momento di tranquillità per farvi vedere tutte le cosine che abbiamo comprato. È stato veramente bello perché era tantissimo che entrambe, mia mamma anche, che non andavamo alle gru, in questo centro commerciale grosso che abbiamo in provincia di Torino, quindi insomma ci siamo divertite a fare un po' di shopping insieme. Allora vi faccio vedere cosa ho preso, c'è un mix anche di cose di mia mamma, insomma adesso vi faccio vedere. Comunque parto con OVS, dove ho comprato un po' di cosine. Allora ho preso questi jeans qua. Questi qua non erano in sconto, 19,95, comunque non cari, belli elasticizzati, comodi, insomma, per tutti i giorni, per commissioni, giri vari, poi dietro alla bimba, mi piace essere comoda, quindi ho preso questi jeans qui. Poi ho preso in saldo questa maglia già poi per l'autunno, adesso si è un po' stropicciata, comunque l'ho provata e l'ho pagata pochissimo, solo 5 euro. Ed è per me bellissima perché sono proprio i colori che adoro io, quel color vinaccia. Adesso non so se in video rende perché ci sono anche le lampade accese. Magari poi la vedrete nei vlog più avanti quando fa un po' più freschetto, oppure dove andrò ad abitare comunque fa un pochino più fresco rispetto a qui in città. Quindi magari la sfrutterò anche un pochino prima. Scusate, sto filmando col telefono. E quindi questa qui fatta così, solo 5 euro. Se no sarebbe costata 10, quindi insomma il 50%. Poi ho preso questa qua bianca, bella fresca, qualcosa di bianco ci voleva perché quando fa troppo caldo in questi giorni qualcosa di bianco che non attira il sole. One day can change life, un giorno puoi cambiare la tua vita. Devo poi capire cosa c'è scritto sotto. And one life can change the world, e una vita può cambiare il mondo. E poi sotto, non so, just trust the timing of your life. Il tempo della tua vita, trust, non me lo ricordo. Vabbè, comunque, questa è la maglietta, bella comoda da usare. Eventualmente se è troppo grande posso anche usarla in casa, se no la uso tipo vestaglietta. Adesso vediamo. Comunque questa qua era prezzo pieno, 9,95. Poi ho preso sempre in saldo, questa per me è la chicca.
la più bella, cioè quella che mi ha colpito proprio di più sia per il prezzo che per la qualità, tutto 6 euro. Bellissima, questa proprio mi ricorda proprio un po' i fiori di pesco che io adoro, anche se in realtà quei fiori sono bianchi, ma la maglia ha un color rosa pesco, scusate, ma i colori non rendono giustizia per niente, perché le lampade sono, hanno la struttura rossa e quindi cambia tutti i colori, però avrete modo di vederla nei video. È molto molto carina, mi piace molto, mi piacciono molto questi colori su di me, e ha questa manichina con un lievissimo elastichino ma morbidissimo, e lo provate, poi c'è questo sbuffetto che va verso la mano, veramente molto fine, molto elegante, mi piace, quel mix tra casual e fine che sta bene, insomma. Poi ho preso questa qui, sempre per me, questa qua non c'è scritto sopra, ma era in saldo, invece che 12,95... sempre sui 6 euro mi pare, adesso non so come mai non si è segnato, comunque erano in offerta anche questa qua, aspettate che levo il cartellino, con scritto perfect, con degli strass, questi ghirigori argentati che non so se si vedono in video, comunque carina, nera, già provata anche questa, bella, bella, semplice, abbastanza fine anche questa qua. Poi volevo fare un giro unico di OVS, così vi faccio vedere tutto. Poi ho preso queste scarpe qui, anche queste in video non rendono assolutamente, in realtà è una sorta di rosa antico direi, ed è un 40, spero di, non le ho provate, però in caso lo scontrino le vado a cambiare, io solitamente non ho mai problemi, cioè ho un 40 e quasi tutti i modelli di scarpe col 40 vado sul sicuro, però di OVS non l'ho mai presa, mi ha colpito perché la suola è molto morbida, lo guardo per i bambini ma lo guardo anche per me, perché poi quando è dura cammino un po' scomoda, fatica, invece sono morbidissime e anche la, insomma, il materiale è morbido morbido, quindi ho detto non dovrei aver problemi, ho i piedini un po' ossuti, quindi sulle scarpe devo stare un po' attenta, quindi guardo sempre che siano belle morbide, anche dietro, guardate, è morbidissimo, cioè proprio... mi sono sembrate super, da avere una scarpina più fine quando metto un pantalone nero, una cosa un po' più casual, elegante, esattamente come vi dicevo prima. Poi ho preso questa borsa qua, perché ho tante borse che col trasloco ho buttato, sono sincera ragazze, quindi erano in sconto, invece di 25 euro, solo 12. Quindi ho detto, sai che c'è? Mi prendo una bella borsa nuova, ed era in saldo. Questo è sempre un color... grigio barra lilla, che sicuramente non rende di nuovo in video, però ve lo farò per vedere anche al sole se la indosserò, ed è carina perché è quella lunghezza ideale che sta già sotto la manica, perché con la bimba le borse a manica a mezzo braccio non le sopporto, devono essere almeno o così o tracolla o zainetto, quindi almeno, ed è morbidissima, cioè sì, è di plastica, però la posso sfruttare anche in autunno, ha la sua cernierina, io no, non posso vivere senza cernierina, un sacco di taschine anche qua per mettere telefono eccetera, anche una cernierina laterale qua col marchio OVS, fatta così, semplice ma d'effetto, mi è piaciuto anche l'effetto qua striato così, e quindi ho preso anche questa visto che era in saldo. Poi sempre da OVS ho preso questa maglietta che mi è piaciuta molto per Federico, questa qua con scritto Venice Beach, Private Beach Club Surfboard. Insomma, mi sembrava elegantina, questa qua era sempre in saldo, invece che 6 euro, 4 euro. Insomma, un piccolo sconto, ma l'avrei presa comunque, perché anche se 5,95 è un buon prezzo, quindi carina, ed è un bel blu acceso ma scuro. Non renderà neanche questa in video, ma vabbè. Poi, forse c'è ancora un sacchettino, che questo è di mia mamma, però ve lo faccio vedere lo stesso. Pantaloni, 12,95, li ha pagati, e lei si trova molto bene con i leggings di OVS, per esempio. E quindi sono questi qua,
Ha preso una taglia M, fate attenzione perché vestono grande, quindi lei che solitamente ha una 48 ha preso una M, che comunque è una 48, però qua la chiama M, quindi fate occhio. E niente, sono dei semplicissimi leggings blu, molto molto elasticizzati e comodi. E questo è l'acquisto di mia mamma da OVS. Poi vi faccio vedere, vabbè, quello ve lo faccio vedere dopo. Siamo passate da Bottega Verde e da Kiko. Allora, Bottega Verde, mia mamma aveva sentito parlare benissimo di un profumo e anche delle vari prodotti, linee correlate di Bottega Verde, il Pepe Rosa. Mi pare da Miss 73, se non erro, che seguiamo entrambe, che saluto, non si sa mai. E niente, quindi lei va pazza per questo profumo, quindi ci siamo incuriosite, siamo andate da Bottega Verde ad annusarlo un po', a sniffarlo e ci è piaciuto tantissimo, quindi ce lo siamo prese anche noi. Era in sconto, se siete interessate, al 50%, lo diceva appunto anche Miss 73 Woman. E quindi abbiamo voluto andare a sentire questo profumo di cui parlava benissimo. Effettivamente merita, è molto buono, piccolino. Era in offerta, se non erro, a metà prezzo a 11,95 euro. E spendendo almeno 10 euro in negozio si poteva avere a 1 euro in più anche il parfum deodorante. E quindi ci siamo prese per 1 euro in più entrambe anche questo. Quindi qua ci sono i profumini, li faccio vedere anche come sono dentro, ma è una boccettina semplicissima, così, molto carina, la metterò nel mio nuovo bagno molto presto, e appunto entrambe anche il deodorante. Invece io da Kiko, vabbè, qui ci hanno dato un po' di campioncini, a testa, insomma, è un buono sconto. Poi invece da Kiko dovevo assolutamente passare perché sono rimasta senza blush, lo stavo rubando a mia mamma perché, come vi accennai tempo fa, mi era caduto nel secchio per lavare, mi è volato proprio, mi è scivolato stile saponetta dalle mani e quindi l'ho dovuto riprendere perché era l'unico che avevo. Io blush solitamente ne compro uno, a meno che mi arriva la collaborazione, se no ne ho di più di uno, ma non mi è mai arrivata collaborazione sui trucchi, quindi ne avevo uno e ha fatto questa fine, quindi ho dovuto per forza ricomprarlo. Quindi l'ho preso da Kiko a 6 euro. Vediamo se c'è scritto. Allora, 6 euro e 29 centesimi. L'ho preso un po' più piccolino perché l'altra opzione era da 10 euro, per carità, grosso, ma tanto a me dura veramente tantissimo anche il piccolino. E ho preso questo colore qua che mi ha consigliato appunto la ragazza, la commessa. E carino, molto, molto chic. Mi ha consigliato per la mia carnagione molto chiara, mi fa appunto se. Lo passi lievemente, ti fa un effetto delicato, se no ci calchi un po' la mano e diventa un pochino più scuro, però gli altri erano troppo strong. E poi mi sono presa questo massaggiatore per viso, anche per quando faccio la pulizia la sera, eccetera, quando voglio di mettermi a fare una cosa più intensiva, ho preso questo massaggia viso, Blush Cleansing Pad, cioè si tiene dietro, vedete che ha questo, apriamolo tanto. Poi lo metterò nella mia trousse di là. Vedete, è comodissimo perché si tiene così e con un gel, un detergente vi fate la pulizia. Ero curiosa di provarlo, costava poco. Questo 3 euro. 3 euro, ve lo dico, eh. Questo qui 3,49 euro. E questo è Kiko e Bottega Verde mio di mamma. Poi siamo passate anche al supermercato grande Carrefour perché dovevo riprendermi la tinta e farla assolutamente, visto che domani è Ferragosto, volevo essere tutta in ordine. E se riesco mi lavo anche tutte queste cosine nuove, così domani mi vesto tutta carina e coccolosa. Ho preso la solita dell'Olia che mi trovo bene, però questa volta non castano scuro ma castano, perché sennò divento subito nera. E quindi ho preso questa qui. Poi ho preso, c'era un'offerta della Garnier, se prendevi tre prodotti avevi un buono sconto di 3 euro, quindi tra me e mia mamma ci siamo un po'
messe d'accordo. E quindi mia mamma ha preso questa maschera dell'ultra dolce Garnier, cremosa ricostituente, tesori di miele. Capelli fragili, che si spezzano, ripara, rinforza e nutre. È questa qua. E poi, sempre della Garnier, ho preso. Allora, questo shampoo ricostituente, tesori di miele, stessa identica linea, con cera d'api, eccetera, uguale identica alla maschera. E poi il Garnier Bio Lemongrass rinfrescante, gel detergente detox. E questo l'ho preso appunto da andare ad applicare con il mio massaggiatore di Kiko, quindi per fare proprio una pulizia detossinante alla pelle, perché ne ho secondo me bisogno tra il sudore, il trucco che veramente ci cola via in questi giorni di caldo infinito. Tra l'altro al TG dicono che in Sicilia addirittura si sono sfiorati i 48 gradi, quindi pazzesco, cioè veramente quest'anno è arrivato tardi, ma è arrivato di brutto. E quindi ho preso questo, che è un olio essenziale biologico di lemongrass, acqua di fiordaliso biologica, da normali a miste per la pelle. Quindi insomma, dai, carino anche questo. E poi cos'altro abbiamo preso? Vabbè, poi la signora gentilissima, oltre al buono, mi ha regalato questa spazzolina veramente carina della Frank Provost, carina. E poi a Bubi gli ha regalato questo, ma non se l'è filato 2 minuti, poi non l'ha più guardato, quindi lo sfrutterò in qualche modo. Tipo un macarons le start-up, fatto così, un macaron portachiavi con il moschettoncino che si apre con la cernierina e si può utilizzare per mettere qualcosa di piccolo che non si sa mai dove mettere. O semplicemente lo aggiungo alle chiavi poi di casa, insomma, vediamo. Un po' ingombrantino, però vabbè. Vedrò come utilizzarlo. È della L'Oreal questo, cioè tipo come campioncini, diciamo, regalo. E basta, poi c'è una bottiglietta d'acqua, quindi credo di avervi fatto vedere tutto. Credo di avervi fatto vedere tutto, spero che gli acquistini vi siano piaciuti. Fatemi sapere magari se c'è qualcosa che vi ha colpito in particolare. E niente, io adesso vado a mangiare, ci vediamo poi dopo. Allora, buongiorno. Sì, è un altro giorno, non fateci caso. Buon pomeriggio, perché? Vabbè, luna, sì. Scusate la faccia devastata, ma fa troppo caldo. Qua veramente tra ieri e oggi si è morti proprio. Vi faccio vedere alla veloce cosa ho preso al supermercato e da Ipersop. Sì, Ipersop dovrebbe essere. Mi siedo. Allora, aspettate che giriamo così. Adesso faccio vedere anche a te. Allora, ho preso questi grissini qua che prendiamo sempre, li trovate da Mercato, sono buonissimi, provateli. A me piacciono un sacco. Poi ho preso un po' di yogurt per i bimbi di Super Mario, questi qua che piacciono tanto anche a Fede, a Bubi, alla banana. E ce n'è anche uno alla fragola. Poi ho preso un po' di scorte di latte. 2 litri fresco, così era in offerta, quindi ho preso questo più uno a lunga conservazione della Parmalat. Poi ho preso 2 pacchi di questi qua che piacciono tanto a mio papà, ma alla fine li stiamo scroccando tutti, quindi ho preso 2 pacchi di questi, così per un po' siamo a posto. Poi ho preso queste, aspetta Bubi, poi ho preso queste ruotine qua che i bimbi piacciono tanto. Poi ho preso mio papà apprezzerà. Ho ripreso la golfetta, a lui piace. Poi gelato alla panna sotto richiesta sempre del nonno, yogurt ai frutti di bosco, le sottilette per eventuali toast e l'uovo maltina. Ah, e cosa c'è ancora? Ah sì, mi sono presa delle forcine perché io le perdo sempre, quindi ne ho presa una scorta e basta. Vabbè, qua c'è lo scontrino. E qui ho speso 26,34 euro. Poi invece siamo andate. Adesso mia mamma si fa 2 risate. Mamma? Guarda un po' cosa ho comprato da Ipersop. Allora ho preso l'ammorbidente al cocco. Per me,
È giorni che parliamo di sto morbidente al cocco e quindi basta, me lo sono preso, tanto domani devo andare di nuovo su alla casa, è nuova e così lo lascio là e ce l'ho, basta. Volantino. Poi ho preso anche un detersivo igienizzante. Un detersivo per lavatrice da abbinare assieme perché non mi ricordo cosa ho su, quindi vabbè. Poi un intimo, questo è per mia mamma che gli serviva. Poi ho preso, visto a poco, mi pare sui 4 euro, questa lametta qua, 5 lame da donna, super potente. Visto che io uso quelle usegetta, ma non tagliano niente, per le gambe, queste cose qua, ho preso questa 5 lame che forse Dio vuole, basta una passata e sono a posto. E quindi ho preso questo qua, all'interno c'è sia la macchinetta con già una ricarica, però mi sono fatta che prendere già le ricariche, già che lì c'erano e non erano carissime, le ho prese. Poi ho preso questi qui, li ho presi un po' per tutta la famiglia, Federico, mamma, papà, io. Adesso te lo faccio vedere. E quindi 1,50 euro. L'uno. E poi ho preso questo per poi pulirmi la... Un attimo, amore. Ho preso questo per pulirmi la doccia nella casa nuova. Mi sto innamorando di questa linea qua che mia mamma mi ha fatto innamorare di questa linea qua. Per i profumi, cioè, a parte il fatto che è tutto senza asciugare, trattamento autopulente, mantiene la doccia pulita e brillante, poi materie prime di origine vegetale, da fonti rinnovabili completamente biodegradabili, quindi mi ispira anche a livello di ambiente, ecco, però ha delle profumazioni buonissime, specie questo, mamma vieni un attimo, adesso rimane scioccata. Vieni qua un attimo, oh, guarda questo, no? Ne ho presi tre, vi giuro, a spruz 1,98 euro, 1,90 euro, ma non è poco, eh? Di solito un'altra linea costa più cara, questo è un multiuso per vetri, cristalli e tutte le superfici lavabili. Lei l'ha provato una volta, un profumo che me lo sarei spruzzato addosso, cioè proprio buono, che mi è piaciuto un sacco, quindi provatelo, non costa caro, 1,98 euro l'ho pagato ma senza offerta, se lo trovate in offerta tanto meglio. Ma era talmente buono che ne ho presi tre, rendetevi conto, cioè pubblicità occulta, non è una collaborazione magari, però io vi dico sinceramente a me è piaciuto un sacco e quindi viva Winnis. Vabbè. L'ho preso anche per pulire la doccia, guarda. Per la casa nuova, per pulirmi bene la doccia lì, che comunque, sapete, no? Quando si compra casa, tendenzialmente a meno che sia distrutta, la doccia rimane quella, quindi ho anche già acquistato da Lidl un super disinfettante e poi passerò anche questo qua che è apposta per la doccia. E mantiene la doccia pulita e brillante, quindi magari alla fine sentiamo il profumo anche di questo. Mazza che duro. Vediamo un po' se anche questo profumo è buono. Sì, anche questo devo dire che è molto piacevole, molto delicato, candido proprio. Quindi anche questo è un buon profumo. Non so se è uguale a questo, provo a vedere. Vuoi il latte? Vuoi il latte? Questo è a lunga conservazione. Vediamo questo se è uguale, però sembra simile. Sì, più o meno lo stesso profumo. Ma veramente una roba che mi ha... Vuoi sentire anche tu? Adesso ti faccio sentire. E basta, quindi questi sono gli acquisti anche da Ipersop. E qui ho speso 33,10 perché dunque... Aspettate, il Winnis multiuso 5,91... Ah, 1,97 costa l'uno. Il Wilkinson... il rasoio 4,99 euro, le ricariche 6,99 euro, così per un po' sono a posto. Il fabuloso 2,88 euro, il detersivo 2,49 euro, e basta. Ah, è quello per la doccia 2,79 euro. Ragazzi, sto schiumando, vado a sistemare tutto. Ragazze, video vlog casinaro come al mio solito, quindi è un altro giorno ancora, ho già iniziato un altro vlog, poi capirete bene dove, quando e perché,
Però chiudo questo video e spero di avervi tenuto un po' di compagnia, che vi siano piaciuti gli acquisti utili che ho fatto in questi giorni. Un bacione grandissimo, grazie di cuore a tutte per seguirmi davvero di cuore, perché se non avessi voi veramente mi sentirei sola. Quindi vi ringrazio sempre tantissimo per guardare i miei video, per commentare e chiedo scusa se non riesco sempre a commentare a tutte, ma so che capirete veramente il momento particolarmente impegnativo. Baci baci, al prossimo vlog. Ciao!